Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming. In questo video vi spiegherò come sbloccare la possibilità di personalizzare l'acconciatura del nostro personaggio. E non solo con i capelli che trovate all'inizio del gioco, ma con molti altri, tra cui anche la tinta. La prima cosa da fare è naturalmente quella di ripagare il debito a Tom Nook delle 5.000 miglia iniziali. Quindi una volta che avete ripagato il debito a Tom Nook, andate qui al terminale e troverete una nuova voce ad attendervi, ossia la possibilità di scambiare le miglia con degli articoli. Ora, io già l'ho fatto, ho acquistato praticamente sia le tinte che nuove acconciature. Naturalmente non basta acquistare, diciamo, questi articoli per personalizzare il personaggio, ma avrete bisogno di uno dei due oggetti riportati, tra cui lo specchio. Lo specchio dove si trova, dove si compra, come si fabbrica? Lo specchio è un progetto che trovate random dai palloncini che cadono dal cielo o dagli acquisti giornalieri, dai regali fatti dai vicini e così via dicendo. Quindi diciamo è una cosa random. Una volta che avete trovato lo specchio, lo fabbricate o se ve l'hanno regalato lo collocate nella vostra stanza o dove volete e interagite con lo specchio. Interagendo con lo specchio potete quindi scegliere sia una delle tante acconciature acquistate, come potete vedere, che le colorazioni dei capelli. Quindi se avete acquistato con diciamo le miglia nuove tinte e nuove acconciature, le troverete direttamente qui. Naturalmente potete cambiarle tutte le volte che volete a costo zero. Una volta che avete acquistato le acconciature e i colori e avete sbloccato lo specchio, potete personalizzarvi il personaggio tutte le volte che volete. Se questo video vi è servito, cliccate sul pollice in alto, iscrivetevi al canale per supportare Tech Gaming e per qualsiasi domanda non esitate a lasciare un commento.